Che palle spostare l'allenamento. Mi bevono tra 2 ore. Cosa facciamo? Andiamo al dollar. Grande, ci sta. Tara, vieni. Oh, ma sta pesantezza! Non possiamo stare sempre attaccati ai videogiochi. Ma dai, un hobby come un altro. Sì, ma stiamo esagerando. Poi proprio questa sala giochi mi ricorda la storia di Michael e Sally. Ragazzi, oggi abbiamo una nuova compagna. Lei è Sally. Si è appena trasferita da Cesena. Mi raccomando, garantito per voi, fatela sentire a casa. Ti a sedere lì in fondo, vicino a Michael. Ok ragazzi, aprite il libro a pagina 118. Qui, dove vivi? Vicino alla pineta, mi sto trovando molto bene. Dai, allora siamo vicine. Sì, ma cosa mi dici di Michael? Michael? Michael è uno sfigato. Ma poi non parla mai. E se lo fa, parla solamente di videogiochi. Come mai me lo chiedi? Mi ha colpito. Cosa? Si vede che non lo conosci. Sto studiando, mamma, arrivo tra poco. Secondo te come sarà il compito di italiano? Abbastanza difficile. Dici? Sì. Sei preoccupata? Sì. A dirti la verità, anch'io. Però dai, spero di prendere almeno una sufficienza. Anch'io. Speriamo bene. Sì. Prof, posso andare in bagno? Vai.
Fatto di male. Una cosa sola si può fare. Mi hai tolto per quello. Ma non ti ho tolto nulla. Stavamo solo giocando insieme. Stavamo giocando contro. E comunque, dai, è solo un gioco. Forse per te. Meglio giocare da solo. Michael, io e te dobbiamo fare due chiacchiere. Andiamo in sala giochi dopo la scuola. Scordati. Perché l'hai detto mia mamma? Perché la tua vita è molto più di un videogioco. Ma io solo quello sono bravo a fare. E poi sto antipatico a tutti. A me no. E poi non è più bello giocare insieme. Prendiamo un gelato. E niente, giocare è bello, ma non è tutto, soprattutto se lo si fa da soli. Hai ragione, abbiamo giocato abbastanza. A questo punto, gelati in pineta? Ma alla fine la mamma gliel'ha ricomprata la console. Ma non hai capito niente!